Gruppo in Commissione Affari Costituzionali del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Emanuele Cozzolino, grazie onorevole di essere venuto a dialogare a Transatlantico e RNews 24. Allora faceva riferimento, ovviamente cominciamo dallo sciopero, faceva riferimento il segretario generale della UIL al monito del Presidente della Repubblica, dunque no all'esasperazione. Ascoltiamo anche le parole del Capo dello Stato. Sciopero generale proclamato proprio per oggi e che è segno senza dubbio di una notevole tensione nei rapporti tra sindacati e governo. Io non entro ovviamente nel merito delle ragioni degli uni o degli altri, mi auguro che si discutano anche sia le decisioni già prese come quella nella legge di riforma del mercato del lavoro, sia quelle da prendere soprattutto per il rilancio dell'economia e dell'occupazione in un contesto europeo, che si trovi la via di una discussione pacata. Naturalmente poi il governo ha le sue prerogative e le ha anche il Parlamento e ha il suo ruolo da svolgere del sindacato. Sarebbe bene che ci fosse rispetto reciproco di queste prerogative e che non si andasse ad una esasperazione come quella di cui oggi abbiamo il segno e che non fa bene al Paese. Allora, il richiamo del Capo dello Stato, le prerogative di ciascuno, del Governo, del Parlamento, dei sindacati, ma anche la necessità del rispetto reciproco, altrimenti il clima è esasperato. Cozzolino, comincio a lei. Che cosa ne pensa? È stata una giornata più importante per il sindacato, oppure per il dialogo, oppure per chi come Renzi ha sempre detto che cambierà l'Italia anche per chi non la pensa come lui? Beh, diciamo che lo sciopero generale è comunque il segno di un malessere che c'è nel paese e le riforme che sono state messe in atto ci dispiace che debbano essere, diciamo, portate avanti solo dal governo e il contributo dei parlamentari è sempre ridotto al lumicino. Quindi vorremmo, almeno come Movimento 5 Stelle, che anche per le riforme costituzionali che sono in corso adesso, si ascoltasse di più non solo la maggioranza, ma anche le opposizioni con dialogo costruttivo. Noi ci dispiace che, soprattutto anche nella riforma sul Job Act, non si sia ascoltati magari contributi positivi delle opposizioni, costruttivi, e questi un po' sono gli effetti. Quindi vorrei che fosse un segno di disposizione, di apertura, anche perché per i sindacati e i lavoratori l'unico modo per dare disponibilità è anche il diritto allo sciopero. Ha sentito l'onorevole Buttiglione, dice che non bastano le leggi, che pure ovviamente sono condizione necessaria, però non sufficiente secondo Buttiglione, perché poi c'è un problema di cultura della legalità, di educazione alla legalità, di abitudini. Insomma, non c'è soltanto il problema del processo penale eventuale, ma c'è anche una questione morale. Beh, ritorniamo sempre alla questione morale. Il problema è che, diciamo, l'orientamento delle persone viene dato anche dalle leggi e se le leggi venissero applicate ci sarebbe sicuramente una cosa migliore. È vero che adesso il Consiglio dei Ministri approverà probabilmente un decreto, non so la forma che porterà avanti, per affrontare l'emergenza e il problema dell'Italia è sempre che affrontiamo tutte le questioni nell'emergenza e questo non si può, diciamo, creare una cultura della legalità quando tutto viene fatto in emergenza. Abbiamo un profluvio normativo che crea caos e diverse interpretazioni, quindi si dovrebbe, noi proponiamo più volte anche di fare testi unici, non dico semplificare, se non altro rendere chiara la legge, perché io sono ingegnere, ho a che fare molto spesso con regolamenti e leggi che cambiano nel corso dell'anno e questo qui può dare adito, magari penso a un ambito amministrativo, di furberie, diciamo così, tra virgolette. E quindi c'è la possibilità, arriva la magistratura, ma arriva sempre tardi. Noi avevamo fatto una proposta per proteggere i whistleblower, cioè le persone che sono a conoscenza dei fatti e comunque possono denunciare, ma non lo fanno per paura di ritorsioni sul proprio lavoro. Quindi questa era una proposta che è già da più di un anno depositata in Parlamento. Quindi le proposte ci sono state. In più Transparency International ogni anno va a ripeterci che serve una legge sull'anticorruzione seria, fatta bene. Fermiamoci, prendiamoci il tempo necessario per scriverla bene, per scriverla insieme.
Allora, grazie Corsolino. Uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle, Gian Roberto Casaleggio, a proposito dell'inchiesta sulla mafia a Roma, cosiddetta terra di mezzo, dice nella torta ci sono tutti e poi evoca Giorgio Ambrosoli, e ai suoi funerali non c'erano autorità pubbliche, appunto perché nella torta c'erano tutti, come oggi a Roma. Corsolino, riprendo a lei la metafora della polvere sotto il tappeto. Renzi che ieri dice attenzione perché se falliamo noi poi arriva la troica, il fondatore, il leader del suo movimento Grillo che dice attenti a scherzare sul fuoco e col fuoco perché poi veramente la troica arriva a marzo. Questi sono gli elementi. Aggiungiamo anche ciò che ha appena detto il Presidente del Consiglio e che io vi avevo anticipato sul fare riforme subito perché poi il declino diventa inarrestabile. Come stanno insieme secondo lei tutti questi eventi? Diciamo che fare subito, fare in fretta a volte può essere negativo. Ovviamente sì, riforme vanno fatte, come dicevo prima, ci sono le leggi che si potrebbero fare prima di fare la riforma che sta portando avanti adesso Renzi e quanto dice Grillo, cioè, ovviamente lui porta cioè, un'impressione che il governo faccia le riforme per fare diciamo, i compiti che ha chiesto l'Europa. Questa è un po' l'impressione e io stando in prima commissione vedo che comunque il dialogo per le riforme che dovrebbe essere il più ampio possibile non c'è almeno con le posizioni. Si dialoga solo nella maggioranza e con Forza Italia per decidere che tipo di riforma fare. Quindi questa crea un'incertezza lo stesso perché io farei la riforma adesso qui alla Camera, poi dovrò fare altri due passaggi per poter essere completata. Sembra più un compitino che facciamo per l'Europa. Ancora Casaleggio nel suo incontro a Milano ha detto che l'edizione del 2015, il calendario del Movimento 5 Stelle, sarà dedicata ai caduti delle forze dell'ordine. Ogni anno dedichiamo un calendario ai santi laici, quest'anno lo faremo per le persone cadute nell'esercizio del proprio dovere. Torniamo al tema delle riforme della legge elettorale con Emanuele Cozzolino. Grazie. Mi collego a quanto ha detto il collega Buttiglione. I 6.000 emendamenti diciamo, sono una dimostrazione di forza che poi con i regolamenti parlamentari, soprattutto al Senato, vengono tagliati. Qui alla Camera per le riforme costituzionali abbiamo deciso come Movimento 5 Stelle in commissione di presentare limitati solo 400 emendamenti e tutti di merito non ostruzionistici. Questa era la nostra apertura nel dialogo per poter modificare insieme la Costituzione noi, per portare il nostro apporto da opposizione. Ovviamente noi la discussione e le trattative le vorremmo fare in commissione che è il luogo deputato per fare le modifiche. Quando poi arrivi in commissione e i tuoi emendamenti non vengono valutati nel minimo, cioè minimamente e la maggioranza dice no a tutto, l'unico modo per farsi sentire per le minoranze è quello di presentare un numero di molti emendamenti in aula, questo è diciamo, uno strumento, potrebbe essere anche solo una minaccia fare tanti emendamenti, quindi l'unico diciamo, potere contrattuale che hanno le minoranze è questo qua, poi se andrà avanti la modifica del regolamento della Camera saranno ridotti gli spazi di trattativa. Sulla legge elettorale, almeno noi riteniamo che se vogliamo fare una modifica costituzionale quantomeno capiamo quale sarà la struttura della nostra Repubblica, del nostro Stato e le funzioni che avranno queste Camere, perché se io faccio una legge elettorale contemporaneamente alla riforma non ha molto senso perché appunto possiamo avere il paradosso come adesso di avere due leggi elettorali diverse perché è stata pensata l'abolizione del Senato e quindi si è fatta una legge elettorale solo per la Camera e quindi si crea ancora caos normativo tanto per fare un po' di ordine in Italia. Allora, molte grazie a Emanuele Cozzolino, Movimento 5 Stelle di cui è capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, grazie.